riguarda gli sport acquatici, bene che a volte si prenda anche esempio da chi con molta fantasia lo propone nell'entroterra. Quindi penso che sia una cosa molto particolare che abbia rilievo e rilevanza in giro per l'Italia. Vediamo, essendo la numero zero, che successo avrà, ma i complimenti a chi, ripeto, si è inventato questa particolare cosa. In realtà il progetto è di molto più ampio respiro, perché l'intenzione dell'ente parco e del comitato promotore di questo progetto è quello di dare uno sviluppo economico del territorio, partendo dalla valorizzazione dei beni naturali e ambientali, soprattutto dalla tutela principalmente dell'acqua, in questo caso dell'acqua potabile del lago, che è tra le migliori d'Italia, e naturalmente allegando alla valorizzazione dei beni del territorio naturalmente lo sviluppo economico dell'intero comprensorio che ruota intorno al lago, che non è soltanto la Val Brugneto ma è anche la Val Trebbia. Quindi noi coinvolgeremo, questa è soltanto la punta dell'iceberg di questo progetto, perché noi abbiamo intenzione di coinvolgere tutto il territorio, una sorta di marketing turistico che includa veramente tutta la Val Trebbia e che cerchi di portare in questa sorta di sviluppo anche la creazione e la formazione di posti di lavoro.